Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati dal vostro Play Mario. Siamo qui in un nuovo video, oggi con un unboxing al buio. Come potete vedere abbiamo qui una scatola che mi è appena stata consegnata dal corriere ed andrò ad aprirla qui per la prima volta insieme a voi per vedere cosa c'è all'interno. Già più o meno dovrei sapere cosa c'è, ma mi arrivano tanti pacchi, quindi potrebbe anche non essere. Però spero che è quello che aspetto. Ricordatevi di supportare questa serie mettendo like sotto questo video e iscrivetevi al canale per seguire tutti gli altri unboxing e altre tipologie di video che farò sul canale. Ma non perdiamo altro tempo ed andiamo subito ad aprire questo pacco misterioso. Come vedete è una normale scatola, c'è il mio indirizzo oscurato ovviamente. Vediamo da dove si apre. Ok, lo rompiamo. Sì, vediamo se si rompe. Prendiamo il nostro taglierino. Wow, eccolo qui. Quello che aspettavo, ragazzi. Finalmente la copia che avevo preordinato di Pokémon Ultra Sole e Ultra Luna è arrivata finalmente. Come potete vedere è l'edizione limitata, come c'è scritto qui, Ultra Dual Edition. Ci sono due giochi all'interno, sia Pokémon Ultra Sole che Pokémon Ultra Luna. Qui vedete è scritto in inglese, ma dovrebbe essere in italiano, spero, altrimenti lo giocheremo lo stesso. Una bellissima confezione con Sol Galeo e Lunala. Qui a fianco ci sono... Il contenuto contiene un software, Ultra Sole, Ultra Luna, sì, lo steelbook dorato se non sbaglio è, e i codici di download. Qui possiamo vedere l'anteprima delle steelbook dorate, cioè dello steelbook è uno solo. Qui c'è scritta la stessa cosa dall'altra parte. Ok, quindi non dobbiamo fare altro che andare ad aprire la confezione. E ecco qui. Ok, qui non c'è più niente, possiamo toglierlo. Chiudiamo, teniamolo qui. Ecco qui le due cartucce di gioco di Pokémon Ultra Sole e Ultra Luna. Ecco qui. Le solite scritte come tutti i giochi. Lo steelbook dorato bellissimo, dove abbiamo Ultra Lunala, dall'altra parte Ultra Solgaleo, cioè sarebbe Necrozma. Apriamo i due slot per i due giochi e nient'altro, perché il libretto con i codici e tutto lo abbiamo qui. La nuova espansione Crimson Invasion in inglese. Qui abbiamo 100 extra point, 100 pozioni supplementari con questi codici. Vediamo se posso vederli, se posso mostrarveli. Sì, sono da grattare, quindi ve li posso mostrare. C'è scritto come riceverli. E dietro un'immagine di Solgaleo e Lunala, assorbiti da Necrozma, ovviamente. Bene ragazzi, e dopo aver dato una veloce sistemata sulla nostra scrivania, andiamo ad aprire uno dei due giochi insieme per vedere cosa c'è all'interno. Poi l'altro ovviamente sarà uguale. Quindi andiamo ad aprire Pokémon Ultra Sole, che sarà il primo che giocherò sicuramente. Eccoci qui, ci ha aiutato il nostro taglierino. Buttiamo via la carta. Ecco qui,
Pokémon Ultra Sole. Come vedete è compatibile con il nuovo Nintendo 2DS XL. Molto bello. Beh, l'abbiamo già vista prima. Andiamo ad aprirla. Eccola qui, troviamo la cartuccia all'interno con Nintendo 3DS Family, insomma pubblicità di tutti i 3DS, il Nintendo eShop, informazioni importanti per la sicurezza, eccetera, eccetera. Pensavo di trovare qualcosa inerente a Pokémon Ultrasole, ma non c'è niente. Qui sono tutte pubblicità di giochi della Nintendo che al momento non ci interessano. Quindi andiamo a risistemare tutto. Bene ragazzi, quindi per questo video unboxing che era un po' al buio, diciamo, ma me l'aspettavo che fosse arrivato questo. Spero vi sia piaciuto e soprattutto vi voglio ricordare che faremo il gameplay, o più precisamente il let's play, di Pokémon Ultrasole su questo canale. Quindi se volete supportarmi ed aiutarmi ad andare avanti nel gioco, lasciate subito un mi piace sotto questo video, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella per ricevere tutte le notifiche dei nuovi video. Credo in voi e spero vi iscriviate in tanti per seguire insieme a me questa nuova avventura, sperando di far crescere sempre di più il canale per portarvi sempre più contenuti. Per oggi abbiamo finito, dal vostro Play Mario è tutto e al prossimo video!